Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate che un po' di tempo fa vi avevo promesso di portarvi su una nave da crociera? Bene, eccoci qua. Oggi ci troviamo a Civitavecchia e stiamo per salire a bordo della Costa Firenze per mostrarvi il lavoro degli infermieri e delle infermiere e di tutto il personale sanitario a bordo di una nave da crociera Costa. Ma rimanete lì perché, come sempre, lo facciamo dopo la sigla. Eccoci di nuovo. Prima di salire a bordo vi ricordo che Costa ricerca personale infermieristico iscritto all'OPI qui in Italia e qui sotto in descrizione trovate il link tramite il quale potete candidarvi. Ma ecco Maddalena, head nurse di Costa Firenze, che ci accompagnerà a bordo e ci farà conoscere tutti gli aspetti di questa particolare realtà. Andiamo a conoscerla. Ciao Maddalena. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu? Ciao, bene, ciao. Grazie. Benvenuti, grazie a voi di essere qua. Che ne dite? Saliamo a bordo di Costa Firenze? Andiamo! Prego. Ciao! Hi! Paolo, thank you! Thank you! Eccoci Maddalena, allora siamo all'interno dell'ospedale di bordo con il dottor Carlini. Ci spieghi un attimo come è strutturato l'ospedale? Certo, come ben hai visto quando siamo entrati in ospedale c'è l'area attesa e triage, sì. Dove un paziente quando arriva in ospedale abbiamo i computer dove i nostri infermieri e i nostri segretari mettono tutti i dati, dopo quale si procede a fare la visita con il dottore. Abbiamo due ambulatori, uno per crew e uno per passeggeri, più altre stanze tipo la terapia intensiva equipata con tutto quello che è bisogno per dare una buona cura a quello, certo, che... a pazienti intensivi. Certo, una sala operatoria dove si possono fare tipo piccole suture. Abbiamo una sterilizzatrice perché abbiamo bisogno di sterilizzare i feri. Abbiamo anche un computer dove si sviluppano raggi X perché abbiamo anche un X-ray a bordo, un ecografo, sale di degenza dove un paziente può essere ricoverato in caso che ha bisogno di una terapia intravenosa. Per esempio, se il dottore decide che lo vuole ricoverare durante la notte, abbiamo i letti disponibili. Un laboratorio dove si può fare tutto, sì, il necessario tutto, per esami, fare esami di routine. Di routine. Esami di routine e anche la routine per le principali malattie infettive. Abbiamo la possibilità di fare degli screening sia sulle malattie respiratorie sia sulle malattie gastrointestinali. Okay. Questo in tempi molto molto rapidi. Poi possiamo approfondire anche con esami esterni. Io mi chiamo Antonio e sono in Costa da 20 anni, da 20 anni e come direttore sanitario e sono sempre supportato da una head nurse, una capo infermiera, e normalmente abbiamo da 2 a 3 infermieri. Per quanto riguarda questo periodo molto difficile, il periodo Covid, abbiamo anche un'equipe di biologi che ci supporta sia dal punto di vista dello screening tamponi sia per quello che riguarda l'esecuzione di esami come il PCR. Molto più importante, ci vuole una professionalità ben definita. Normalmente il lavoro rutinario lo svolgono i dottori, io ho un supporto con un primo medico e gli infermieri fondamentali. Al momento abbiamo anche 2 segretari a bordo, 2 segretari perché l'attività cartacea è molto molto importante ma anche molto pesante, non riusciamo a svolgerla da soli. Questi segretari sono infermieri professionali ma non riconosciuti dal Ministero italiano come infermieri. Quindi pur essendo segretari hanno la professionalità
la professionalità di infermiere. E quindi ho un'equipe abbastanza importante, devo dire. Come funziona l'inserimento di un nuovo collega? Quali sono i primi passi che muove all'interno della nave? Per esempio, io imbarco oggi, sì, no? Con tutte le valigie, entro in gangway, mi fanno la foto, dopo quale devo andare a fare il training per la sicurezza, il training per l'ambiente, e dopo che ho finito posso venire in ospedale, conoscerò tutto i miei colleghi, cioè, e gli dobbiamo dare tutto il supporto necessario per integrarsi, per conoscere tutto l'equipamento, medicamenti, dove sono sì, disposti proprio, no? Certo, deve conoscere la nave anche, e anche con questo li supportiamo. La parte di conoscenza della nave spetta al safety, gli fa vedere i percorsi, gli fa vedere come è strutturata la nave. Da parte nostra gli mostriamo quello che è il nostro luogo di lavoro, quelle che sono le nostre attrezzature e soprattutto quello che la compagnia richiede a noi, la capacità che abbiamo di interagire con i passeggeri e con l'equipaggio, focalizzando l'aspetto multirazziale, perché noi abbiamo molte nazionalità diverse a bordo per l'equipaggio, e lo stesso succede con i passeggeri, quindi non è un monoprodotto, abbiamo passeggeri di tutta Europa e di tutto il mondo, e questo è un arricchimento continuo, ma allo stesso tempo è anche una sfida, una difficoltà, perché dobbiamo comprendere e intercettare i bisogni di persone che normalmente non interagiamo nella vita di tutti i giorni, soprattutto per un infermiere italiano. Ecco. Quindi potrebbe essere una difficoltà, ma anche una sfida e uno stimolo. Poi è importante conoscere almeno una o due lingue straniere, incluso l'inglese, proprio perché interagiamo con persone che richiedono il nostro aiuto. Quindi è vero che siamo supportati da team del front desk che ci aiuta per le traduzioni, con hostess che ci aiutano, però il contatto diretto con il passeggero, parlargli e farsi comprendere è molto molto importante. Ma anche perché proprio la lingua della crew a bordo è l'inglese, cioè sì, si comunica in inglese. La lingua del crew è l'inglese, però bisogna tenere presente che un passeggero, quando gli parli con la sua lingua madre, è un altro impatto. Quei pochi minuti che interagiamo con uno sconosciuto, poter parlare la sua lingua è importante, si sente già ben accolto. Avere un team dove tutti possono parlare diverse lingue, ci aiutiamo e il team si arricchisce. Come sono strutturati i turni? Sempre un infermiere entra di turno alle 8 di mattina per 24 ore e esce il secondo mattina alle 8 di mattina di nuovo, ma comunque lavora sempre in ospedale. È on call, okay, è reperibile al telefono, per esempio di mattina alle 8 arriva in ospedale, fa tutto quello che è da fare, visite con i pazienti, al mezzogiorno l'ospedale è già chiuso, e va a mangiare e si entra in repause. Riprende di nuovo a lavorare alle 4 di sera, ma in caso che in questo tempo, quando l'ospedale è chiuso, qualcuno ha bisogno di essere visitato, essere assistito dal dottore, lui ha un telefono che se lo porta sempre in giro con lui, sempre è attaccato, okay, sì, al telefono, perché riceviamo queste chiamate tramite il numero di emergenza direttamente al telefono, dove ci dicono dove dobbiamo andare, o le visite normali, perché può essere anche una visita normale, c'è un crew che non si sente bene, che ha un mal di testa, lo dobbiamo vedere, lo certo, dobbiamo visitare, e allora lui utilizza questo numero. È un numero solo per emergenza, ma quando qualcuno ha bisogno del dottore non facciamo differenza, si vede il paziente e si tratta. L'infermiere è sempre on call con un dottore, non rimane da solo. In caso che è chiamato di notte, lavora per esempio tutta la notte, il mattino prossimo deve riposare. È una regola della compagnia che ognuno deve avere il suo riposo. Si è chiamato dopo la mezzanotte, rimane a riposare fino alle 4 di pomeriggio, quando di nuovo riprende a lavorare. E così a turno 24 con 24 i infermieri si cambiano.
Ma quindi in caso di un'emergenza a bordo, di una chiamata, come funziona un intervento? Sì, al momento abbiamo un orario di servizio, un orario ambulatoriale, dove accettiamo passeggeri ed equipaggio, uh-huh. e un orario fuori dall'ambulatorio dove c'è una chiamata d'urgenza. Ok. Il passeggero ha, l'equipaggio lo conosce all'imbarco, il numero dell'urgenza, il passeggero viene informato sia dalla reception sia nella cabina, ci sono dei fogli dove è riportato il nostro numero d'emergenza. Okay. Quindi o chiamano la reception o chiamano direttamente la reception col numero d'emergenza medico. In questa maniera noi interveniamo subito. Okay. C'è sempre un medico e un infermiere a disposizione, 24 ore al giorno. Ok, 24 ore al giorno. Durante il giorno l'intervento è ancora più ricco perché lavoriamo e anche se fuori dell'orario di ambulatorio il team è ancora più forte. Uh-huh. La notte c'è sempre a disposizione un medico e un infermiere. Ma quindi Maddalena, in caso di emergenza voi prendete proprio lo zaino, il materiale, l'equipaggiamento, se il paziente non può recarsi qui da voi andate voi in cabina. Certo, abbiamo due bag di emergenza, okay. attrezzate con defibrillatore, oxygen, con tutto, e in caso che dobbiamo andare, non lo so, fare una visita o una emergenza al ponte 10, mm-hmm. vicina, prendiamo tutto l'equipaggiamento e andiamo di là. E in caso che valutiamo il paziente, in caso che possiamo fare qualcosa di tipo mettere una flebo a quel momento, lo mm-hmm. facciamo, okay. ma il dottore valuta e si trasporta in ospedale, okay. per dare una meglio... Certo, diciamo che negli interventi di urgenza c'è sempre un primo assessment da parte del team che va e controlla, se c'è bisogno di aiuto ci chiamano e facciamo un secondo intervento. Uh-huh. Normalmente nel 99% dei casi si risolve tutto con il primo team, perché possono prendere il passeggero con la sedia a rotelle, portarlo in ospedale, oppure con il servizio della barella portarlo in ospedale. Altre volte la situazione può essere più complessa, necessita di un team più forte e per cui andiamo con un secondo team e facciamo le cure sul posto. Okay. Poi, quando la situazione è stabile, viene trasferito di sotto. Ovviamente di sotto c'è una ECU importante per le terapie cardiologiche d'urgenza e possiamo stabilizzare situazioni abbastanza gravi fino all'arrivo in porto. Nei casi veramente gravi, può essere richiesta l'evacuazione con elicottero. Quindi, Maddalena, siete attrezzati praticamente per tutto. Ho visto camminando sulla nave che ci sono dei DAE sparsi un po' in giro. Ci dici qualcosa di più? Certo, abbiamo un paio di DAE dispersi in nave, mm-hmm. LifePack CR2, che sono abbastanza facili di utilizzare, solo devi aprire mm-hmm. e mettere gli elettrodi, allora è facile per ognuno che non è addestrato uh-huh. di utilizzarlo. Uh-huh. E anche in ospedale, come ho già detto, abbiamo dei DAE che sono attaccati alle borse di emergenza, okay. e anche un LifePack 15 monitor defibrillatori in ospedale per in terapia intensiva, uh-huh. in una stanza terapia intensiva. Maddalena, dottor Carlini, io vi ringrazio veramente tantissimo per la disponibilità, per il tempo che ci avete dedicato e penso che Marco ci stia aspettando in cabina. Certo, Marco, giusto? Vi aspetta, sì. Perfetto, allora noi ci incamminiamo verso Marco. Grazie ancora veramente per la disponibilità. Prego, grazie a voi. Ciao Paolo, ciao. E ciao a tutti, è un piacere vederti, accomodati, ti mostro la mia cabina. Grazie mille. E insomma qui è dove dormi. Sì, questa è la nostra cabina, è una cabina standard per il personale infermieristico a bordo di Costa. La cabina viene riordinata tutti i giorni, incluso il cambio degli asciugamani, mentre il cambio delle lenzuola avviene una volta a settimana. Ok.
Per quanto riguarda invece le nostre uniformi, vengono lavate e stirate gratuitamente in lavanderia. Molto bene, direi. E qui c'è il bagno, giusto? Sì, questo è il nostro bagno. Ok. Ti mostro. Va bene, direi questo è tutto, direi che ci possiamo spostare al crew bar così beviamo una cosa e continuiamo a parlare. Volentieri, Marco. Eccoci Marco, allora grazie mille ancora per il tuo tempo. Dove ci troviamo? Allora Paolo, questo è il crew bar, il bar dove si incontrano i dipendenti e dove possono venire a consumare un drink e una bevanda. Drink e bevande che sono disponibili a dei prezzi molto vantaggiosi per il personale. Oltre al crew bar ci sono altre aree, altre zone riservate per il personale, delle attività anche? Sì, allora su tutte le nostre navi c'è una palestra riservata al solo personale ed è sempre aperta. In alcuni orari previsti si può accedere alla palestra dei passeggeri. Abbiamo anche una piscina privata, soltanto cioè, del personale. Ok. E per quanto riguarda le escursioni? Sì, noi possiamo partecipare alle escursioni riservate ai passeggeri quando c'è chiaramente la disponibilità e ci sono delle escursioni dedicate solo ai dipendenti. Ok. Per quanto riguarda internet, che in questi periodi è sempre più importante, come funziona? Avete un wifi? Allora sì, c'è la wifi, il prezzo è sempre molto ridotto per il personale, ma abbiamo anche una wifi sempre aperta e gratuita alla quale ci si può collegare solo per la messaggistica di WhatsApp. Ok, quindi anche in mezzo al mare avete connessione? Sì, abbiamo connessione sempre. Ok, perfetto. Costa riserva anche delle scontistiche se si vuole invitare un familiare a bordo magari? Sì, assolutamente, c'è la possibilità di invitare la famiglia a bordo e anche gli amici in realtà. Ah. In realtà è molto più di uno sconto perché si pagano soltanto le tasse, quindi praticamente il costo è quasi zero. Beh, buono, sì. Bello questo. Sì, sì. Fantastico, quindi puoi invitare un amico, un familiare. Per qualche settimana? Per una settimana o due settimane. Ok, fantastico. Per quanto riguarda i pasti invece, come funziona? Costa, essendo una compagnia italiana, ha una particolare cura riguardo al cibo. Un cibo che è assolutamente delizioso, si mangia molto bene. Noi dipendenti possiamo consumare i pasti nelle aree dedicate a noi, ci sono delle mense dove possiamo andare tutti i giorni, oppure possiamo anche recarci nei ristoranti che sono al di fuori dell'area dei dipendenti. Ok. E anche lì possiamo usufruire di sconti molto importanti. Ottimo. E un'altra cosa che volevo chiederti, come funziona per i transfer? Cioè, nei due mesi in cui tu sei a casa, quando vieni richiamato per il prossimo imbarco, se vivi lontano da zone marittime, come funziona? Devi farlo in autonomia o costa a... No, assolutamente no. La compagnia si occupa di tutto, i membri dei vari dipartimenti si occupano dei viaggi, dei biglietti e di qualsiasi tipo di trasferimento. Quindi non è necessario preoccuparsi di niente, si è seguiti in tutto il percorso di spostamento. Ottimo. E per quanto riguarda il pagamento dei contributi? Sì, Costa essendo una compagnia italiana rispetta tutte quelle che sono le normative italiane per quanto riguarda il versamento dei contributi sociali, della malattia e della maternità. Per quanto riguarda le spese a bordo, come funziona? Devi pagare qualcosa? No, la vita a bordo è assolutamente molto vantaggiosa perché non avendo spese fisse, alcun tipo di spese, oltre ai ristoranti, al crew bar, tutto lo stipendio va direttamente sul conto. E okay. Quindi si riesce a risparmiare, quindi? Si riesce a risparmiare. Beh, certo. Anche questo è un aspetto, insomma, importante, direi. Sì, direi di sì. Marco, io ti ringrazio veramente tantissimo per il tempo che ci hai dedicato.
speriamo di essere riusciti a mostrare qualche retroscena del tuo lavoro, insomma. Sì, spero tanto che i miei colleghi si possano candidare in questa posizione e far parte della famiglia Costa, dove io mi trovo molto bene. Perfetto. Eccoci di nuovo. Ringraziamo Costa per averci dato questa opportunità ed anche tutto il personale che si è reso disponibile per questo progetto. Sono stati davvero tutti gentilissimi. Se siete interessati ad un'esperienza lavorativa di questo tipo, vi ricordo nuovamente che Costa ricerca personale infermieristico iscritto all'OPI qui in Italia. Qui sotto in descrizione trovate il link tramite il quale potete candidarvi ed entrare a far parte del team di Costa. Se ci state pensando, vi consiglio di non lasciarvi scappare questa occasione. Se volete altre informazioni le potete trovare sul nostro canale, nel video che abbiamo pubblicato qualche mese fa, in cui abbiamo parlato delle prerogative che un collega o una collega deve avere per poter lavorare su una nave da crociera. Il link per potervi candidare, oltre che qui sotto in descrizione, lo potete trovare anche sul nostro sito e nella bio del nostro profilo Instagram. Come sempre, se questo video vi è piaciuto o vi è in qualche modo tornato utile, fatecelo sapere con un commento qui sotto e non dimenticatevi, se ancora non lo foste già, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video qui su Infermieri Online. Ciao!